Ciao, benvenuti su Spiegato Semplice. Oggi vi mostrerò come poter caricare tracce audio senza copyright per i video su TikTok. Come sapete bene, spesso a causa di tracce, delle tracce audio i video possono essere bloccati perché c'è la legge sul copyright. Quindi come ovviare a questo problema? Da PC, ad esempio, che ancora non so dell'applicazione, ancora non ho visto, ma da PC possiamo vedere qui il TikTok da PC. Apriamo TikTok, quindi potete scaricare TikTok sul vostro PC semplicemente attraverso il sito ufficiale di TikTok, molto semplice da fare. E quando noi andiamo a caricare un video, facciamo carica, quindi selezioniamo un file video, ovviamente video caricato. Questo allora c'è una traccia audio, come avete sentito. Per verificare se questa traccia audio non comprometta il video, quindi non venga poi bloccata e quindi bloccato anche il video a causa del copyright, noi dobbiamo eseguire un controllo sul copyright. Come facciamo? Prima di caricare del tutto il video, quindi prima di pubblicarlo, dobbiamo cliccare qui su Esegui un controllo sul copyright. Passa poco più di un minuto. Ecco, come vedete, qui mi dice nessun problema rilevato, perché la traccia audio che è stata inserita nel video è una traccia audio senza copyright. Quindi è una cosa molto utile da fare prima di pubblicare un video, e quindi lo potete fare, se non sbaglio, non vorrei dire una fesseria, attualmente soltanto da PC. Quindi in questo caso abbiamo visto che il video può essere tranquillamente pubblicato e quindi non ci saranno problemi di copyright. A tal proposito, come ricavare queste tracce senza copyright? Di solito io vado a cercarle direttamente o sulla raccolta audio di YouTube, quindi qui ci sono le varie tracce audio che posso scaricare come tipo di licenza, appunto, senza copyright. Posso andare sempre su YouTube su un canale che si chiama Copyright No Copyright Sound, quindi qui ci sono varie tracce audio senza copyright sound. Oppure si può anche tentare di utilizzare Pixabay, dove appunto c'è della musica senza copyright. Quindi già penso che lo conosciate, pixabay.com vi consente di scaricare tracce audio senza copyright. Una volta scaricata la traccia audio e una volta messa nel montaggio video, vi ricordo il procedimento: caricate il video sul vostro player TikTok. Prima di pubblicarlo, dovete sempre eseguire un controllo sul copyright. Passano pochi secondi e vi dirà il risultato. Come vedete, come già abbiamo visto poco fa, appunto, è molto utile questo sistema per non incorrere alla mannaia del blocco che potrebbe fare TikTok, come anche altri social, anche su Facebook e Instagram. A volte i video vengono bloccati perché viene rilevata una traccia audio con copyright. Bene, per adesso è tutto. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono iscritti. Abbiamo superato i 1000 iscritti al canale. Non mi resta altro che augurarvi una buona continuazione di giornata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci sentiamo.
in un prossimo video, sempre qui su Spiegato Semplice. Ciao!